Anche quest'anno, come ogni anno d'altronde, il Natale sta arrivando. Ho pensato di fare un video per farti innanzitutto i miei più sinceri auguri di Buon Natale a te e alla tua famiglia, ma anche e soprattutto tanti auguri per un 2015 esplosivo. Ogni anno in questo periodo siamo soliti fare i buoni propositi. Tutti quanti noi abbiamo il nostro elenco, no? Si dice anno nuovo, vita nuova. Ah, con il prossimo anno mi metto a dieta, smetto di fumare, imparo il cinese, cambio lavoro, voglio fare finalmente quella cosa che non ho mai fatto. Poi tutto questo svanisce. Terminate le feste, intorno al 6-7 di gennaio, tutto torna ad essere come prima. Il 99% delle persone non mette in atto i buoni propositi che ha fatto prima di Natale. Ecco perché in questo mio regalo, oltre a farti gli auguri, voglio darti anche un aiuto concreto. Voglio condividere con te una tecnica, una strategia molto valida per poterci creare obiettivi reali e non speranze o buoni propositi che non portano mai a risultati concreti. Quindi prendi carta e penna e ascolta con grande attenzione ciò che ho da dirti. Prima regola: un obiettivo deve essere assolutamente misurabile e quantificabile. Quindi non limitarti a dire voglio guadagnare di più, voglio vendere di più, voglio ottenere questo risultato, voglio essere più bello, più sano, più ricco. Questi non sono obiettivi, questi non sono altro che buoni propositi. Se vuoi creare un obiettivo che possa essere di stimolo per la tua mente, che possa in qualche modo mettere in moto la tua passione, la tua voglia di fare e quindi azioni concrete, fai in modo che l'obiettivo sia assolutamente misurabile e quantificabile. Vuoi qualche esempio? Voglio vendere di più non è un obiettivo, è una speranza. Voglio vendere il 15% in più è un obiettivo. Voglio dimagrire non è un obiettivo, è una speranza. Voglio essere X chili, quello è un obiettivo, è misurabile, è quantificabile. Voglio guadagnare di più non è un obiettivo, è una speranza. Voglio guadagnare almeno X migliaia di euro è un obiettivo misurabile, quantificabile. Quindi, prima regola, comincia a lasciare da parte i buoni propositi e inizi invece a creare obiettivi. E se vuoi farlo in maniera straordinaria, ti suggerisco di farlo nero su bianco. Prendi carta e penna e scrivi. Sì, hai capito bene, non ho detto computer, tablet, telefonino. Ho detto carta e penna. Il metodo più forte, più impattante sulla nostra mente per poter creare obiettivi è quello di ragionarci, di pensare, ma di metterli per iscritto, nero su bianco, carta e penna. Quindi prendi carta e penna e comincia a scrivere i tuoi obiettivi per il 2015 in tutti gli ambiti della tua vita, nella tua sfera personale, in quella sentimentale, in quella finanziaria, in quella fisica, in quella della tua crescita personale e, perché no, anche spirituale. Comincia a creare degli obiettivi per ogni area della tua vita. L'importante è non partire con 36 obiettivi per ogni area, altrimenti ti perdi. Forse è meglio concentrarci su 2-3 obiettivi importanti per ogni area e lavorare quotidianamente per questo. Ma questa è solo la prima regola, rendere gli obiettivi misurabili e quantificabili. La seconda regola, altrettanto importante, è quella di far sì che questi obiettivi siano espressi al tempo presente. Può sembrarti strano, ma c'è una ragione per tutto questo. Il nostro inconscio, che è il principale alleato o nemico del raggiungimento dei nostri obiettivi, ragiona solo sul presente. Ecco perché esprimere un obiettivo al tempo presente è fondamentale. Io un giorno farò, io un giorno guadagnerò, io un giorno raggiungerò quell'obiettivo, non è espresso al tempo presente. Io voglio guadagnare 100.000 euro al mese. Io voglio vendere il 15% in più, espressi al tempo presente. Fondamentale, ricordatelo, il tuo inconscio non lavora sul passato, non lavora sul futuro, ma lavora solo sul tempo presente. Quindi, seconda regola, esprimi il tuo obiettivo al tempo presente. Terza regola, l'obiettivo deve essere sotto la tua diretta responsabilità. Se il mio capo fa questo, se il governo fa l'altro, se uscirà questa legge, se mio nipote fa quella cosa e mio amico fa l'altra cosa, allora io farò. Sbagliato. L'obiettivo deve essere sotto la nostra diretta responsabilità. Poi, se il governo fa una cosa in più, se il nostro capo ci dà un'altra opportunità, ben venga, sarà qualcosa in più rispetto al nostro obiettivo. Ma l'obiettivo che dobbiamo porci deve essere sotto la nostra diretta responsabilità. Quindi ricordati sempre,
Io voglio fare questo, io voglio ottenere questo risultato. Non se il mio capo fa, allora io faccio, se il governo fa, allora io faccio, se accade questo, allora io faccio. Questo è un metodo sbagliato. Invece parlare in prima persona, al tempo presente, assumendoti la responsabilità dei tuoi obiettivi, è molto, ma molto più efficace. Per ultimo, ma non certamente in ordine di importanza, il quarto punto. L'obiettivo, o meglio gli obiettivi, devono essere espressi al tempo presente e devono, oltre a tutto, oltre a fare questo, essere proiettati comunque in un arco temporale ben preciso. Potrà sembrarti un contrasto, e invece no. Io voglio vendere il 15% in più entro il 30 dicembre 2015. Questo è un esempio di obiettivo corretto. L'obiettivo è misurabile, quantificabile, è espresso al tempo presente, è sotto la mia diretta responsabilità ed è circoscritto in un arco temporale ben preciso. Quindi, riassumendo, questo è il metodo corretto per formulare degli obiettivi. Ecco perché ho voluto ricordartelo, se già lo sapevi, o magari trasmetterti queste informazioni se ancora non ne eri a conoscenza. Tutto questo per augurarti uno splendido Natale e un meraviglioso 2015. Ma ora ricorda, tocca a te. Io ti ho spiegato come fare, ma il fare esattamente queste cose, raggiungere, lavorare ogni giorno per raggiungere i tuoi obiettivi, spetta solo a te. Io ti ho spiegato qual è il metodo. Adesso tu devi agire quotidianamente. Un ultimo suggerimento, molto importante. Spesso noi non ci creiamo obiettivi ambiziosi, non abbiamo la capacità di uscire dalle nostre gabbie mentali perché ci spaventa il come raggiungere quell'obiettivo. E quindi creiamo già a monte degli obiettivi limitati, ci autolimitiamo da soli. Non devi chiederti come raggiungere quegli obiettivi in una prima fase, ma devi chiederti perché li vuoi raggiungere. Se i perché saranno abbastanza forti da spingerti all'azione, il come raggiungerli arriveranno di conseguenza. Quindi per ogni obiettivo, oltre a verificare che rispondano ai quattro requisiti fondamentali di cui ti ho appena parlato, alla fine, prima di cominciare a pensare a come raggiungere quegli obiettivi, chiediti soprattutto perché li vuoi raggiungere. Se i perché saranno abbastanza forti, il come arriverà. Per ultimo chiudo con una tecnica che spiego anche nei miei corsi. Credo che mai come in questa occasione sia necessario utilizzare la tecnica che faccio vedere sempre nei miei corsi, nei miei workshop, ed è la tecnica del MIC. Non sai cos'è il MIC? Beh, non è un segreto, basta andare sulla mia pagina Facebook e scoprirai anche tu cos'è il MIC. Allora, clicca sul link, vai sulla mia pagina Facebook e scopri anche tu cos'è il MIC, quello che può fare la differenza tra tanti buoni propositi e risultati straordinari. Chiudo ancora rinnovandoti i miei migliori auguri di Buon Natale, ovviamente da parte mia e da parte di tutto lo staff di AFC Consulting. Buon Natale a te e ai tuoi cari e buon 2015, che sia pieno di successi, come sicuramente desideri e meriti. Tanti auguri!